Ciao a tutti ed eccomi qua in Paper Mario Color Splash. Ho fatto un giro un po' di tutti i livelli e mi sono accorta che mi sono dimenticata di andare a prendere la stella qui nel vulcano vermiglio, la seconda stella in questo caso. Andiamo, prima di andare a fare l'ultimo livello, non so se sarà l'ultimo o meno, però quello lì che ho, l'ultimo che ho sbloccato, diciamo. Ok, peschiamo. Se non mi ricordo male, l'avevo vista anche in vicina. È proprio davanti a noi! Scendi! Eccola qua! No, aspetta, me la tengo un attimo. Metti caso c'è da ritornare. No, allora aspetta. No, allora... Ok, gliela devo dare per forza, Scendi. Allora, gliela diamo per forza. Vai. Vai, diamogli il hamburger, tanto sappiamo dove andare a comprare. Grazie di tutto. E ciao. A parte avevo fatto anche il 100% di colore. Beh, proviamo a lanciare. Cosa stanno facendo? No, così lontano, ho detto davanti a noi, davanti! Vabbè. Parla? È proprio di fronte a noi, ma cosa? No! Ma che bischera! Che bischera! Non è che c'è da colorare qualcosa, non lo so. Niente, vabbè, prendo la stella e me ne vado. Ciao. Ottimo. Ulala, stemma di un nuovo tempio. Tra l'altro devo farli tutti, cioè tutti, quasi tutti. Sono al quarto. Pietro cartaforbice. Voilà. Oh, sì, un'altra strada collegata. Benissimo, il tempio dove se ne va? Dove se ne va? Perfetto, questa strada è già aperta. Così è collegato. Salvataggio in corso. No, spengere la console. Benissimo, è apparso un nuovo tempio. Sì, allora vado al porto. Qua. Bene, così mi vado a prendere del colore rosso. Mi vado a rifocillare. Vai, mi porto con me, porto prisma. A volte taglio, a volte oggi vi porto con me. Colpiamo la stellona. Ricarichiamoci. Ancora. Ottimo, carichi. Oh, visto che ci sono. Andiamo a vedere se ci dà già un suggerimento il tipo qua giù. Almeno ci armiamo di già, visto che siamo al porto. Giochiamo di anticipo. Ottimo. Salve, signore del bidone della spazzatura. Dacci un consiglio, ci sono due oggetti che potrebbero servirti al momento, puoi saperne di più? Sì. Allora, devi cercare un oggetto rotondo e sbrilluccicante che può creare una festa dal nulla. Si trova dietro uno sgargiante palcoscenico. È un oggetto appuntito e tagliente e potrebbe anche essere una temibile lama. Allora, mi serve una palla strobo. Benissimo, andiamo nel circo smeraldo. Allora, andiamo a cercare nemici e robe varie per poter andare avanti per prendere questa mega vermistella verde, perché è il momento della mega vermistella verde. Tanto bianco vedo. Ok. Oh, c'è una tenda gigante in questa foresta, che sia il circo smeraldo. Andiamo a vedere, andiamo. Là, colorato. Qua. Colorato. Ah, qui non ci si può passare. Ah, oh, vedi che c'è una chiazza proprio qua. Colorata. È qua. Ok, fai. Te ne privi di colorare anche questa. Colorata anche questa. Tre, salto per tre. Una chiazzetta qui. Ma ora le carte ci fanno sempre... punti bianchi qui. E punto bianco qui. Vedi. Oh, sì, fungo gigante. Allora. Aspetta. Super chiazzona qua. Vai. Martello per tre. Sentiamo un po' che hanno da dire qui. Tutti i 50 biglietti riservati ai tipi tivi sono stati venduti. Coloriamo anche questo. Filo d'erba. Perché filo d'erba è un cespuglio. Sentiamo un po' cosa ci dice qui. La gente viene da molto lontano per assistere agli spettacoli del Circo Smeraldo. Appena ci sono abbastanza persone, la magia avrà inizio. Ci esibiamo solo davanti a un pubblico al completo. Forse l'intero pubblico è bloccato in traffico. Ma potrei giurare che c'era qualcuno appena qualche minuto fa.
Bene, qui non ci fanno entrare, andiamo di qua. Salve. Questa è l'entrata degli artisti. Sei un artista? Nè, non credo. Ma come no? Cos'è qui? Aspetta, tanto c'è qualcuno qui. Che... Bene. E poi qua? Chi è? Grazie per avermi salvato, Mario. Stavo accarezzando lo Yoshi, ma mi hai ingoiato e poi sputacchiato. Io sono il capitano della squadra di scorso, lo so. E vai! Mi piacerebbe restare a parlare, ma devo andare al punto di raccolta. Ce l'abbiamo fatta a trovare il capitano della squadra rossa. Scusa, Bene. Oh, ciao. Salve. Oh, c'è qualcosa di là. Questi non mi sembrano fisicamente preparati, quindi non possono unirsi al circo. E hanno una linguaccia. Aspetta. Tira. Tira. No. No. Mi hanno accartocciata. Senti un po', dinosauro maleducato, non è per niente giusto andare in giro a mangiare gente, chiaro? Tra l'altro non ho idea di dove sia e dove sia cacciato Mario ultimamente. Io mi andrei a lavare i denti fossi in te. Aspetta. Aspetta, che abbiamo visto, non sono preparati. Di qua non si passa, però... Io direi che... Aiuto, aiuto. Ci ho riprovato, magari era colorata, non so. Va bene, per 5 punti, dai. Sì, va bene, gli dice sempre... bla bla bla, sempre... Vai. Allora. Vediamo... Ah, sì, questi sono tutti 50 biglietti. Va bene. Ecco, ecco lì, grazie ancora per avermi salvato prima, Mario. Uno dei miei informatori mi ha detto che c'è una mega benestina nella tenda del cerchio. La squadra di soccorso rossa si sta preparando per la missione, ma non è ancora arrivato nessuno dei miei 49 sottoposti. Se vedi dei membri della squadra di soccorso rossa al quartier generale di Porto Prima, puoi dire loro di raggiungermi qui? Vai, andiamo subito. Andiamo proprio subito. Andiamoci subito a dirglielo, guarda, senza sapere né leggere né scrivere. Via. Sì, ritorniamo alla mappa e andiamo al quartier generale. Non c'avevano un walkie talkie con cui si parlavano, no? Oppure non potevano avere un telefonino anche. Ma niente, dobbiamo andare noi. Andiamo di qua, poi su, poi là, poi qua, poi giù, di là. Via, via. Entriamo dentro e andiamo al quartier generale. Porto Prisma ancora. Allora. Fa una botticella di colore. Ci fa anche un po' di salute. Sì, blu e giallo anche, va. Buono. Giallo, 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 ottimo. Via, arriviamo. Così glielo diciamo. Che la squadra poi... Saranno tutte 49? Ora mi pesa un po' un attimino. L'ansia, saranno tutti? Attenzione, Todd, la squadra di scorso rosso al trapporto immediato dal vostro capitano circa Sveraldo. Sì, signor, sì. Bravi, andate, andate, andate. Magari mi fate passare dagli Yoshi, perché... 49. Vediamo. Mario, ecco l'ultimo rapporto sullo stato della squadra di soccorso. Abbiamo appena ricevuto una comunicazione del capitano della squadra di soccorso rossa. Secondo le ultime informazioni, la ricerca dei membri della squadra rossa non è finita. Dobbiamo trovare ancora uno. Ecco il rapporto ricevuto. Mi pare di vederci una leggera piena di problemi. Sul Ponent Express. Per ora è tutto. Riposo soldato. Andiamo. Allora, andiamo. Sì. Dove l'ho perso questo ora? Mi sono persa. Un membro. Il 49esimo. Ed eccomi al Ponent Express, vi porto a vedere dove l'ho trovato, gira di gira, l'ho trovato, a bestia, il 49esimo della squadra rossa. Devo prendere benissimo la scaletta, avevo già aperto. Saremo sopra il tetto. Ah, vedete questa cosa che si muove? Guardate, tac, guardate. Ale! Quanto era pesante! Todd numero 40 della squadra... Ma come, non era 49? Vabbè. Inizia. Ce la possiamo fare, eh? Circo Smeraldo! Arriviamo! Arriviamo! Eccoli qui tutti. Tutti in fila. Pronti. Grazie per il passaggio. Parla. Appello. Le con il singhiozzo pure. Tutti 50 per la squadra di soccorso. Ma non rimane altro che aspettare l'inizio del spettacolo. Cioè hanno prenotato tutti loro praticamente. Hanno... Si è sbloccata qui? No, non si è sbloccata qui. E come faccio ad andare lì? Parla. Lo aspettate circa domenica. Ah, questo sì che è il pubblico delle grandi occasioni. Grazie a tutti per l'attesa. Entrate pure e sedetevi.
ci picchia che resta. Boni, piano, piano. Mi sa che qualcuno è rimasto spiaccicato come una mosca, o anzi una zanzara. Però. Faccio andare di qua. Questi non sembrano fisici, quindi non posso iniziare il circo. Andiamo un attimino. Qua sotto si può passare da qua sotto. No, avevo già visto. Niente. Oh, quella zona là. Sicuramente ci sarà qualcosa che ci serve. Entriamo dentro. Vediamo se c'è un'altra uscita. Dai. Entriamo nel tendone. Eh no. Insomma, questo sarebbe il circo. Sembra così pieno di vita. Tutti i posti sono occupati. Gli spettatori non vedono l'ora che lo spettacolo cominci. Non sono mai stato al circo prima d'ora. È vero che... devo dire che io non sto più nella lotta. Sì, ma a me mi serve quella sfera. Mi serve quella sfera. Me l'ha detto quello al porto. Signore e signori, Todd e Tipitimi. Tra pochissimi istanti si terrete lo spettacolo del circo Smeraldo in tutto il suo splendore. Ma ciancio e ban... ecco. A voi, il primo artista altrimenti sulla bocca di tutti. Lo show di illusione cosmica. Lemmy... Lemmy, sì, il boss, però. Ciò che state per vedere sconvolgerà il cervelletto e vi lascerà a bocca spalancata. Io ancora non sono armata per affrontare questo boss. Luci! Il mio valletto qui è il tipico tipo timido. E dico te, non hai letto il copione? Cosa sta facendo? Rifate gli occhi e osserva questa meraviglia, la mia bacchetta magica. Occhi aperti perché è imbevuta di poteri arcani fenomenali. Fate attenzione. L'ha fatto sparire. Cosa? Dove è andato? Sono stato io a vaporizzarlo, ma sì. Dove sarà finito? Wow, tutti stupefatti. Eccolo lassù. Un bel applauso al mio valletto. Grazie, grazie, vi divertite facilmente. E ora... la mega vernistella verde. La mega vernistella. Eh già, i vostri occhi non vi ingannano. È una scintillante mega vernistella verde. Ora guardate con attenzione. L'ha fatta sparire di nuovo. Cioè, non di nuovo, ha fatto sparire di nuovo un'altra volta. Dove sarà mai andata a finire la mega vernistella? Ehi tu, con quei baffi di quella lattina arrugginita accanto. Dove credi che sia finita la mega vernistella verde? Non ne avrai mica bisogno, vero? Spiaciante, è andata. Bravo, bravo, scompare così. Dov'è la mega vernistella, Lemmy? L'ha fatta sparire e poi è scappato. Però no. Cosa? Lemmy è scomparso. Questo non era il copione. Questo è terribile. Ora che si fa? Dobbiamo andare lì fuori e risolvere la situazione. Signore e signori, abbiamo dei problemi tecnici. Sembra che uno degli artisti sia, come dire, sparito. Quindi godetevi questa pausa non prevista. Ok. Mario, Lemmy deve essere uno di quei boserotti. L'ho capito da quel brutto muso. Posso ancora sentire l'odore di quella mega vernistella. Qui deve esserci... e deve esserci qui vicino. Andiamo a cercarla. Allora, meno male. Eccoci qua. Cioè, meno male. Meno male. Parla. Vediamo. Boost. Basta con le interruzioni. Voglio i miei soldi indietro. Ok, possiamo salire da qua. Parla. Sentiamo cosa dicono. Mi è piaciuto quando quel tizio è scomparso, ma secondo me c'è qualcosa di rosco sotto. Ok, posso salire di qui? Ci sono scale? Aspetta un attimo. Proviamo a uscire. Non sapevo che lei mi sarebbe scomparso in quel modo, non era previsto in scaletta. Ci sono i Yoshi liberi ora. Yoshi! Da quanto tempo, Mario? Grazie per avermi fatto uscire da quello strano albergo. Al solo pensiero mi vengono i brividi. Ti devo molto. Sono venuto qui per liberare i miei amici da questa gabbia. Anche se non capisco perché volessero uscire. Non sembra tanto male. Non penso di vivere in una gabbia. Adesso posso tirare questo. Non ci sono più gli Yoshi che mi mangiano. Ale! Ora che sono dentro questa gabbia, pare un po' strettina. Ho deciso che voglio essere libero. Ok, andiamo di qua. Non è che c'ho da combattere anche contro questi. Vediamo, ma per adesso non attaccano, quindi... proverò a parlarci.
La palla su cui si tiene in equilibrio l'M è più fragile di quella che sembra. Scommetto che qualcosa di appuntito potrebbe distruggerla. Ce l'ho, certo, prima bisognerebbe distruggerla in qualche modo. Allora, coloriamo anche questa stellina. Prendiamo qui. Un fungo. E di qua si entra. Buono, poi. Libido punto di salvataggio. Aspetta. Tira. Eccolo, la sfera di cui ci parlava il nostro amico. Giù alla vicino alla strizzeria, dentro il secchio della spazzatura. La strobosfera. La roba appuntita l'abbiamo presa. E intanto ce l'abbiamo. Abbiamo anche la sfera, quindi credo che possiamo affrontare Lemmy. Sì, va bene, ora l'ho salvato troppe volte. Andiamo. Quindi, mi sento pronta. Da qui? Da qui? Sì, da qui. Andiamo contro il nostro destino e apriamo la porta. Sì, la porta della tenda. Cosa accadrà? Eccoci di ritorno. Grazie per la paziente attesa, gente. Un bel applauso ora per... lo show variopinto di Mario e Titto. Coraggio, non siate timidi. Come show variopinto? Non se ne parla proprio. No, super cucciolo, mi si congela la pintura nelle vene. Stavo per dire il detto, mi si gela il sangue. Salve a tutti, vi piacciono le imitazioni? Il silenzio. Che silenzio. Dai. Questa è una lotta! Non era molto bella. La gente, insomma, ha ragione. Pubblico esigente? Eppure quando andavo a scuola ero molto popolare per il mio talento. Spero che non ridessero solo perché passavo i compiti a tutti. Mario, hai qualche idea su come intrattenere questi snob? Dai, inventati qualcosa! Eccoci. Wow! Sempre più grossi, siamo scoppiati, sì. Game over! Yes, mi è piaciuto questo, Stiamo scherzando, gli è piaciuto quello, ma non la mia imitazione, non è giusto. E poi io non ho avuto nessun fungo ad aiutarmi. Oh, mossa classica di Mario! E ora è il momento che tutti stavate aspettando, il clou dello spettacolo qui al Circo Smeraldo. Questa pericolosissima esibizione vi terrà incollati alle sedie. Si dia pure inizio allo spettacolo principale, ovvero... battaglia contro Lemmy. Dato un caloroso benvenuto sul palco a una terrificante belva verde con 8 teste e 16 occhi e una ruota. Ecco il fantastico gruppo noto come monociclo di tipi timidi. Ah, pensavo fosse già Lemmy. Vediamo. Ah, quindi facciamo le battaglie, insomma, all'attacco, infatti. Beh. Allora, proviamo così, dai. Via. Una serie di martellate. Forse mi sono armata un po' troppo, non lo so. Grande numero, ma non è andata molto bene. Quindi i martelli non fanno niente, a me fa piacere. Ne abbiamo tutti i martelli, abbiamo tutti i martelli. Devo fare la schiacciata, va bene. Ma che succede? Chi ha fatto uscire quello Yoshi? No, Yoshi, perché Mario difende con destrezza contro l'appetito di nefasto di Yoshi. Qui siamo fermi. Non gli faccio niente. Tanto non gli faccio niente. Però il martello ferro sì. Perché va da sopra. Martello ferrato. Martello di ferro. Ciao. È andata. E allora, ancora e allora. E vai. Quanti li devo fare secondo voi? Quei tipi vanno licenziati in tronco. E a proposito di tronchi, non siate legnosi e date un caldo benvenuto alle dino bestie dal fiato di fuoco e il loro miserabile addestratore. Ho letto un attimo in più. No, vedevo di che c'ho il riflesso. Non ho chiuso la tenda e c'ho il riflesso sullo schermo. E non vedo un granché bene, quindi sto proprio inventando anche le parole. No, fermi tutti. Sì, così, più vari un'ora. Non vedo l'ora di mettere i KO, allora, per questo. Sono così. Testa torta, guarda via.
coniamo parole nuove, ma se che gli fa... aspetta, doppia valzofila, vai. Vediamo se con questa squadra di quattro carte riesco a vincere. Ah, c'era anche il tipo timido, eh. No, ho sbagliato il tratto. Ultima sessione 3. Ah, arriviamo ai martelli. Arriviamo al saltone. Perfetto, balzofila. Oh no, peccato, pensavo di farne fuori almeno uno. Devo usare le carte più grosse, mia. Cosa state facendo? Aiuto. Allora? Senza l'addestratore di Dinorino, selvaggi sono senza controllo. Tieniti stretti. Vabbè, io aspettavo che partisse, capito? Parata? No, anche il ritorno! Ah, la faccia! Oh, ma! Che dolore fisico supremo! Ma hanno abbastanza sverniciato, eh? Un altro addestratore, per fortuna era... che c'è un addestratore di riserva. Sono accucciato, basta. Questo e questo. Vediamo. Sono senza blu. Attenzione. Oh, meno male, un dino l'ho fatto fuori. Vai. Però con una balzofica poco potenziata ci ho fatto poco. Sì, vai. Parata. L'ultimo l'ho presa, però almeno. Un altro addestratore, sì. Allora, ma sono tutte scolorate queste. Scolorite, senza colore. Allora, c'ho questa. No. C'ho questa, poi c'ho questa. Vediamo un po' così. Questa è una delle poche carte, le poche carte colorate che avevo. No, Yoshi, no! No, ma ho mangiato una carta. Devo anche darmi più vita. Era meglio se mi giocavo anche una teata, ma me l'ha levata Yoshi. Sì, senza addestratore. Stavolta parate, valitate. Vediamoci un bel fungo, perché la situazione... Roma, quante volte? Ok, fungo. Poi, quanto sono? A 47, ma forse è meglio prendere un fungo un po' più grosso, guarda, così. Poi mi prendo anche il colore. E poi mi prendo la carta Pau, la provo. Mi servono quelle colorate. E vediamo questi. Ok, arrivo a 147. Sì. Gli ripiglio tutti i colori. Li schiaccio un po'. Se li riesco a cartocciare. Oh, sì, ce l'ho fatta a cartocciarli. Martellata. E un'altra martellata. Però a cartocciate e martellate ci si è fatta poco. Pensavo di nuovo. Niente. Pensavo male. Questo. E poi. Ma vediamo se riesco a farli fuori con queste due carte, dai. Tre. Quattro. E cinque. Vai, fantastico. Uno, due, tre, quattro e cinque. E partiamo di pestate. Mi manca sempre un bel po'. Ok, uno. No, Ale, sì, con uno. Sarà lunga questa, sì, monete, ma ci servirebbe anche il colore poi ogni tanto lanciatecelo. A parte
preso il fungo verde. Facciamo un Rocky Gianni, questa festa è il momento di esibizione, come non si è mai visto al mondo. Un bel applauso al terrificante Torre di Nelle. E che? Oh no, le Nelle, eccole qua, le Nelle, no, loro sì che mi rimangano antipatiche. Allora, all'attacco, sì, martellate, martello 1, martello così, ancora, così, questo, questo, e vediamo, devo colorare tutti, vai. A voi, martello KO. Per potersi esibire in questa torre di Nelle, gli artisti sono sciroppati un allenamento durissimo. Martello fuoco. Aia. Ah, yeah. Sembra che il tipo timido appunto abbia messo il piede in palo. Scivolone per lui. Ancora martellone dall'alto. Perché non prendo il tipo timido in alto? Mamma mia, gara lunghissima. Parata. Allora, adesso provo a fare così. Giro una carta. Potrebbe essere utile. Tocca per fermare un pau. No, col pau credo ci si faccia proprio poco. Allora, direi bella un funghettino così preventivo rosso, un fiore, un altro fiore e martellatelle, martellatona, vai. Alzo fila, no, se no mi schiaccio questo, vai. Vai, vediamo se così riesco. Ghiaccio, ancora ghiaccio e ancora ghiaccio. Ok, fuoco. Fuoco e fuoco e fuoco. Ale! Ma come hanno perso l'equilibrio? Non ero nel copione! No, ma sono rimaste... No, stanno reggendo l'anima con i denti, ma sono rimaste lì! Allora, facciamo così. Vediamo un po'. Ce la dovrei fare, secondo me, così. Ho quasi rifinito tutti i colori! Ok, perfetto. Battuti! Soldi, ancora soldi. Anche carte se lanciate sarebbe meglio. E ora passiamo all'esibizione finale. Tipi piuttosto e cattivi che abbiano mai fatto gli acrobati del trampolino di Fidimini. Ok. Trampolino. Oh, quanti sono? Schiancante questa battaglia. Allora. Ma secondo voi se ci mando uno di questi scagnozzi? Oh, proviamo. E un salto, aspetta. Salto, 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 salto. Sono a martelli dall'alto, un salto. Salto così, vai. Ok. Vediamo. L'ultima carta non è colorata bene, ma non importa. No, scappano, via, gli scagnozzi scappano. Anche qui. Anche se non siamo... perché è un boss finale, ma pensavo che solamente quando si presentava proprio Lemmy, in questo caso, il boss finale potesse essere negativo, quindi niente, mi sono colorata due carte che non ci sono utili. Ma niente. Vediamo un po' se... No, ma fregate. Come faccio fuori? Come li faccio fuori?
li faccio fuori. Fammi vedere. No, no, aspetta, decolora. Torna indietro. Proviamo con questo. No, non ho colore. Vai, un fungo senza colore. Vita, colore, che ci servirà per dopo. Vediamo se riesco a farli fuori con un fungo senza colore. Tra l'altro, fuori fuoco. Non gli ho fatto niente. Fungo senza colore. Fregato, pensavo mi adessero un tè. Senti, ma una bella... No. Bella ciotolata. No, non ci sono. Sono andati via. Fregata. Devo fare a fare questo trampolino. Parata questa volta. Non ho più il martello KO. Preso una carta da girare le carte. Ghiaccio. Poi vediamo se questa può essere efficace, ma mi dubito. Il capolino di PDV ha perso l'equilibrio. Quindi sono dimartellate. Ho trovato un martello e allora proviamo con queste tre. Vediamo un po', perché secondo me è la martellata. Bene, vai. Andiamo. Eccolo qua, martellata e poi giù di colpo. Ancora, saltaci sopra. Finalmente ho trovato la combinazione giusta di carte. Squilibrare quindi il trampolino e poi saltarci sopra. Perfetto, è stata dura, ma abbiamo trovato la combinazione giusta. Ci hanno lasciato di tutto. Oh, c'è anche il salva. Il nostro spettacolo è finito, mille grazie alle vere stelle di questa serata, Mario e Tinto. Grazie per essere stati con noi, non dimenticate di passare dal nostro negozio prima di uscire. Va bene, negozio, chi se ne importa dei loro stupidi gadget? Io voglio la mega vermistella, dov'è quel buffone in Emmy? Allora, intanto salvo. E qui andiamo a vedere dov'è questo Lemmy. Eccola qui, la mera vernicella. Ma tanto bisogna affrontare Lemmy, che è il boss finale, quindi c'è un buco nella tenda, è da lì che deve essere uscita la stella. Altro che illusionista, questo vuol dire che anche Lemmy è fuggito da quel buco, giusto? Sì. Impressionante, pare che la mia illusione sia stata svelata. Vieni Lemmy, affrontiamoci e non ne parliamo più. C'è battaglia nell'aria secondo me. Ho questo sentore. Non so perché, ma credo che la mia bacchetta magica non abbia potere sulla vernistella. Quindi il solo modo che avevo per farla sparire era usare un po' di mano pesante. Ma lasciamo perdere, non volevo certo mostrare i miei superpoteri in questo circo. Volevo solo rubare la vernistella e metterti in imbarazzo di fronte a tutti. E ora è arrivato il momento per il gran finale. Gnac, gnac, gnac. Ma me lo sentivo che c'era aria di combattimento e andiamo. Ecco il momento che stavate tutti aspettando per le presentazioni di Mario. Va bene. Ah, pensavo mi tirasse giù qualche cosa. Allora. Bene. Intanto io inizierei con questo e questo e poi una bella pestata suprema. Questa e poi questa. Vai! Oh, il blu, ho consumato già tutto il blu. Vediamo se riesco a fare fuori i primi due. Due.
ancora ho del fiore ghiaccio a disposizione. Ok, siamo pronti per pestare il tipo lassù in cima. Ancora mini mega, ah, parata, mini mega attacco, vai, ancora peste, pestone e le parata, e le gambe gliele abbiamo scolorite. Ok, allora martelloni, martellone, ma ce ne metto anche un terzo perché non so, no, anzi no, questo proviamo, dai, vediamo. Ah, però sono senza blu. Allora, ormai l'ho messa queste. Vai. Mini magia temporale. Ok. Allora. Tieni. Beccati questo e questo. E voilà. Poi beccati questo. Perfetto. Due, tre, quattro e cinque. Vediamo dove, fino a dove abbiamo scolorito. Oh, metà pancia, siamo all'ombelico praticamente. Mi ha fregato. Poi. Allora, di nuovo io andrei di martellatone. Sì, però mettiamo un colore e poi mettiamo... proprio così. Sono un po' messa male con i colori. Vediamo se riesco a colorare qualche cosa. No, questo no e questo no. Ok, sono due fiori ghiaccio, quindi mi prende il colore. Perché ho carte tutte senza colore. Sa che questo sarà un passaggio a vuoto. 1, 2, 3, 4. Sì, gli ho fatto poco danno. Ancora. Questi fiori senza colore fanno poco o niente. Mini magia temporale. Parata. Meno male, posso schiacciare subito lui. Bene, dove siamo arrivati? Wow, siamo arrivati quasi. Ah, no, guardavo dove era il colore. E mi hanno fricato, parata. Parata, parata, parata. Beh, allora. Ora adesso i colori ce l'ho, però mi prendo una bella dose di funghetto. E ci serve un altro bel pestone, così. Vai, coloriamo il fiore ghiaccio. Vediamo se è così. Questa volta riesco. Fatti fuori questi due davanti. Ah, guardate com'è bello acceso ora il ghiaccio. Lo faccio fuori anche la pianta, eh? Sì. Guarda che belle pallone di ghiaccio che ho qua. Lemmy, sei pronto per la bazofila? Arriviamo. Mini magia temporale, parata. Un pochino, siamo sempre in basso con il colore, però gli abbiamo scolorito le braccia. Lo aspettavo procedere alla grande, quasi ora del gran finale. Ah, cosa fa? Cosa sta facendo? Ha cambiato pallone, attenzione. Sì, la mia bacchetta magica si può trasformare in una palla magica. Una palla speciale, sì, un bel applauso. Ma non mi caccio, allora. Vai, vediamo se riesco a farlo fuori con così. Ho finito il colore rosso, se non si fosse capito. Palla strobo, facciamo ballare il nostro amico Lemmy, insomma amico. Ma sì, siamo tutti amici, anche nemici, va, se sì, nel nostro mondo Nintendo balliamo anche assieme con il nemico. Vai. Lemmy sta ballando. Vai, adesso buchiamoli quella sfera. Una discoteca con una strobosfera rende l'atmosfera così frizzante che non riesco a mai smettere di ballare. Vai, ti abbiamo bloccato. Adesso ti buchiamo il palloncino. Yes. Yes. Un misto a tutte le lingue. No, hai fatto scoprire la mia palla speciale. Hai idea di quanto rischia costare? Non lo so. E noi ti dobbiamo fare fuori, quindi partiamo. 2, 3, 4. Ancora, fiore. 1, 2, 3 e 4. Ale, abbiamo battuto Lemmy!
È stato lungo arrivare a Lemmy e battere Lemmy. Hai dato il meglio di te, Mario. Il circo ti deve essere proprio piaciuto. Mi hai sconfitto, lo ammetto, e anche perdere ha il suo fascino. Però la vittoria oggigiorno è così sopravvalutata. E con questo mi congedo. Perché hai perso, eh? Hai detto ciò. Beh, è stato sicuramente uno spettacolo circense e degno di ogni nota. Ora andiamo a svegliare la Bega Verde Stella, l'ultima che ci manca. È vero, Ale? Ah, c'era sotto la piattaforma elastica. E siamo qua. All'ultima vernistella, hai ottenuto una mega vernistella, è verde, ed era proprio l'ultima, quella che ci mancava. Dove stiamo andando? Che sta succedendo, ragazzi? E ragazze, cosa sta succedendo? Eccoci, ah, pensavo si colorasse tutta l'altra zona. E voilà! Abbiamo finito il pozzo, anzi la fontana delle vernistelle. Non saprei dire a quale ora lo dico. Non saprei dire quale punto scolorito sia stato ricolorato dalla mega vernistella verde. Ma ora tutte le mega vernistelle sono ritornate alla fontana prismatica. Mario Tinto, grazie per avete fatto qualcosa di grandioso. Io sono mega vernistella verde. Con il mio resoconto di questi tragici eventi tutto dovrebbe essere più chiaro. Vi chiedete come mai la fontana prismatica fosse piena di colore nero? La verità è che... Che? Cos'era successo allora? Ora tutto ha molto più senso. Se si mescolano i colori della fontana, si ottiene il nero. Bowser si stava solo divertendo a mischiare i colori. Sì, perché Bowser è saltato una fontana, è iniziato a girare e a mescolare i colori, è diventato nero. Non aveva un piano malefico. Quindi bastava mettere un cartello con scritto non mischiare i colori e ci saremmo risparmiati tutti questi fastidi. Vabbè, facile parlare col senno di poi. Inoltre, sono felice di averti conosciuto, Mario. Ma il nostro compito non è finito. Dobbiamo fare qualcosa per fermare Bowser. Sì, dobbiamo ricolorarlo. Esatto. Ora che tutte le mega verdistelle sono di nuovo qua, è il momento di fare una lezione a quel furfante. Ma prima festeggiamo, certo. Anzi, è arrivato il cuore in testa e abbiamo i PV massimi aumentati. Ale, siamo a 200. Mario, Tinto. Ah, proprio Mario, Tinto, abbiamo recuperato tutte le mega verdistelle e ora non ci rimane che salvare la principessa Peach. Giusto, ma come facciamo a trovarla? Pensavo che le mega verdistelle ci avrebbero fornito qualche indizio. Abbiate fede nel cuore, Mario, Tinto, come promesso vi mostreremo la via. Ammirate il potere del colore. Ottimo, le mega vernistelle si sono unite e hanno mostrato la via per andare a salvare la principessa Peach. E eccolo qua. Il livello finale, il castello di Bowser. Benissimo. Wow, hai visto anche tu, Mario? È una specie di arcobaleno e al tempo stesso una strada fatta di arcobaleno. Pazzesco! Beh, non ci rimane che provare a percorrerla, immagino. Se è stata creata dalla Mega Vernistella, possiamo fidarci. Andiamo! Ok, allora, prima di andare ci dovremo armare di qualche cartona, di quelle belle possenti, credo. E adesso, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale. E adesso, ciao a tutti e alla prossima!